Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo questo Beta FPV F4-1S, flight controller ideale per droni TinyWhoop. Se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il flight controller ed un set di viti e gommini. La scheda è di tipo IO, infatti integra sia ESC che flight controller tutto in uno. La forma particolare serve per avere un peso leggermente inferiore e, come vedete, è già predisposta per i motori. La porta USB è perpendicolare alla scheda per adattarsi meglio ai TinyWhoop e a fianco troviamo già saldato il cavo per collegare la batteria. Trattandosi di un flight controller Beta FPV troviamo il connettore BT2, ho già avuto modo di usarlo su un altro micro e devo dire che mi sono trovato bene. Nel caso le vostre batterie avessero un altro tipo di connettore potete semplicemente tagliare questo e saldare quello che vi serve. Per quanto riguarda le specifiche della scheda, il processore è un STM32F411, ovvero un F4. Il gyro invece è un MPU6000. Il peso è di 4 grammi. Su questo lato notiamo il tasto boot per l'aggiornamento firmware, di solito comunque non è necessario premerlo per aggiornare. Oltre alla funzione boot, il tasto può essere usato per fare il bind con la ricevente integrata, ma anche in questo caso non è necessario premerlo. La ricevente infatti è un SPI Express LRS a 2.4 GHz e il metodo più semplice per fare il bind è quello di usare la stessa password su modulo e ricevente. Più avanti vi spiego meglio come fare. Questo piccolo cubo qua sopra è l'antenna 2.4 GHz della ricevente. Questo tipo di antenna ha il vantaggio di essere molto piccola, garantendo comunque un buon range ed una buona solidità del segnale. Per usare la ricevente integrata vi serve un modulo esterno Express LRS a 2.4 GHz. Ce ne sono di varie marche, ma se volete rimanere in casa Beta FPV potete valutare il loro modello. Io ho già avuto modo di usarlo e posso confermare che funziona molto bene. Se volete maggiori info su questo modulo potete vedere la mia recensione, ve la lascio linkata in descrizione. Se comunque volete usare un altro tipo di ricevente potete farlo senza problemi, infatti qui abbiamo il pad S-Bus per collegare una ricevente FRSky come XM Plus o RXSR. Se invece volete collegare una ricevente TBS potete usare i pad T1 ed R1. Per le riceventi FlySky come YASB, A8S e così via vi basterà collegare il cavo I-Bus al pad R1. Su questo lato abbiamo i pad GND, BZ- e BZ+, specifici per collegare un buzzer statico o autoalimentato. Come sempre il mio consiglio è usare un buzzer autoalimentato, l'ideale per modelli molto piccoli è il VFly Finder Mini, anche questo ho avuto modo di usarlo parecchio e vi confermo che è un buon prodotto, vi lascio in descrizione qualche link su dove trovarlo. Per quanto riguarda il comparto video, nella parte bassa del flight controller abbiamo i pad CAM e VTX, per collegare rispettivamente videocamera FPV e videotrasmittente. Per quanto riguarda quest'ultima, abbiamo il pad Smart Audio per fare tutte le regolazioni della VTX. Qui notiamo il chip dell'USD che ci permette di visualizzare a schermo tutti i dati della telemetria, come RSSI, carica della batteria, timer di volo, eccetera. Passando agli ESC, le lipo supportate sono quelle a una cella. La corrente in ingresso può essere di 5A costanti con un picco massimo di 6A per 3 secondi. Per quanto riguarda il firmware abbiamo dei BLLIS, inoltre Beta FPV ha installato un custom firmware Jets Maverick versione 16.80, quindi già predisposto per gli RPM filter. I protocolli compatibili sono di shot 600, 300 e 150, oltre a quelli analogici come OneShot, Multishot e PWM. Come avevo detto in precedenza, vediamo come fare il bind della ricevente integrata Express LRS. Bisogna precisare però che le riceventi SPI come quella di questo flight controller sono supportate solo da Betaflight 4.3 o versioni successive. Al momento di questa recensione Betaflight 4.3 non è stato ancora rilasciato, quindi ci servirà una versione nightly del configuratore. Se state guardando questa recensione e Betaflight 4.3 è già uscito, scaricate il configuratore ufficiale perché va bene quello. Per fare il bind, come sappiamo, esistono due modi, uno attraverso il tasto bind e l'altro attraverso la password. Per quanto riguarda il metodo col tasto, vi rimando alla pagina ufficiale Beta FPV. Seguite passo passo quanto indicato e non avrete problemi.
Dato che su tutti i miei modelli ho usato il metodo della password, io invece vi faccio vedere come fare in questo caso, visto che i passaggi sono un po' diversi dal solito. Per quanto riguarda il firmware della ricevente, non è necessario aggiornarlo, ma andiamo solo ad inserire la password direttamente nel tab CLI. In questo modo il bind avviene come sempre in automatico all'accensione del modello. Prima di andare sul tab CLI, apriamo il sito ufficiale ExpressLRS alla pagina SPI Receiver, anche di questa vi lascio il link in descrizione. Su UID Byte Generator dobbiamo inserire la password che abbiamo usato nel modulo. Vi ricordo che la password su ExpressLRS non è un sistema di protezione, ma serve per evitare che il vostro modulo si connetta alla ricevente di qualche altra persona. Ok, digito la mia password. Ora clicco qui per copiare la stringa da incollare su Betaflight. Una volta arrivato nel tab CLI, incollo qua sotto e premo invio. Adesso vado nella pagina Receiver per verificare che il bind sia andato a buon fine. Perfetto, è tutto ok. Se notate che i canali sono invertiti, cambiate AETHER 1234 in TAER 1234 o viceversa. Per quanto riguarda il segnale RSSI, con ExpressLRS visualizziamo il link quality. Per questo motivo dobbiamo tenere disattivato sia RSSI analogico sia RSSI channel. Passando al tab USD, ricordatevi di attivare il link quality sia nei dati da visualizzare che nei warnings. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e come abbiamo avuto modo di vedere, questa scheda è pensata per i Tiny Whoopan S di piccole dimensioni. Questo flat controller può essere usato sia come parte di ricambio ma anche come upgrade, nel caso siete passati al sistema ExpressLRS a 2.4 GHz come ho fatto io di recente. Ed è proprio questa, a mio parere, la feature più interessante che mette sul tavolo questo flat controller. Avere un micro con questo sistema già integrato significa risparmiare peso e spazio, oltre che non aver nessun problema con l'ingombro dell'antenna. ExpressLRS inoltre elimina il rischio failsafe perché è un segnale più solido e stabile rispetto a quello delle vecchie riceventi integrate di 8. In termini di compatibilità, sempre più brand stanno producendo moduli ExpressLRS a 2.4 GHz, ma non solo, si stanno iniziando a vedere le prime radio che nascono direttamente con il modulo già integrato all'interno. Infatti proprio BetaFPV da poco ha presentato la Light Radio 2 SE, che potrebbe essere una buona soluzione da abbinare a questo flight controller. Se invece non siete interessati al sistema ExpressLRS, questa scheda non è poi tanto diversa dalle altre che si trovano in commercio, anche se potete valutarla lo stesso perché si possono collegare senza troppi problemi le varie riceventi FlySky, FrSky o TBS. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della scheda BetaFPV F4-1S. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.